Ben ritrovati, soprattutto Riccardo che si fa morire di invidia e è rientrato dalle ferie. Speriamo di andarci anche noi. Siamo arrivati alla parte, come abbiamo iniziato con la Fabris, nella parte giovane diciamo della nostra squadra. Continuiamo con Elena, che abbiamo avuto la fortuna di poterla avere qui, visto il periodo di vacanza che è stato concesso dalla sua nazionale dopo l'European League. È arrivata stamattina presto, quindi è un po' stanca. È un piacere poter presentare un giocatore che lo scorso anno a Mugina ha avuto dei risultati abbastanza importanti e siamo sicuri che farà molto bene. È una giocatrice con delle ottime qualità, un giocatore che può attaccare tranquillamente sia da posto 2 che da posto 4 e speriamo che possa mantenere quello che fino adesso si è visto negli scorsi campionati. È stata ferma un mesetto per un lieve infortunio, solo un mese, neanche, anche se qualcuno sembra che aveva scritto qualcosa di tragico, però è solamente un mese. Il 5 riprenderà la preparazione con la nazionale belga che la porterà ai prossimi campionati europei. Si è già allenata tre volte, negli ultimi 3 giorni si è allenata tutti i giorni. Negli ultimi 3 giorni si è allenata 3 giorni, già domani si allenerà anche qui perché si fermerà 5 giorni qui a Modena e c'ha la sua seduta di allenamento, continuerà domani se qualcuno ci aiuta ad aprire la sala pesi. No, Valentina, attentatemi l'orario, apro io. Ok, e quindi adesso lascio la parola a lei che farà la sua solita presentazione e poi le vostre domande che fin quando non c'è stato Cavazzoni sono state molte. No, te lo devo dire che è un altro. Hello. I'm really happy that I'm able to come here, that I have some free days to already see my team and I mean the environment and everything. Until now, really, I really like it. Everything's correct. The people really are inviting me in a good way and very friendly. The accommodations are really nice too. The city is nice, so. Actually, everything's nice until now. Allora, perché sono molto contenta di essere qua, di aver avuto qualche giorno libero per poter venire qua, di poter finalmente far stare con il club le varie situazioni, l'appartamento, vedere la logistica, l'organizzazione del club, la città per quel poco che ho visto è stata molto carina e adesso poi me la. Siccome lei capisce l'italiano, quindi non la frega, perché sta già studiando. Sta già studiando. I hope that it's my first year in the Italian League. Before I was in Poland and in Switzerland, so I, like a child, always wanted to play in Italy. So actually, it's now kind of a dream, and I want to show what I already learned and. I think that I can improve a lot in the Italian league, so. Molto contento di essere qua e molto contento di essere nel campionato italiano e spero di far dimostrare il suo talento, quello che fino adesso ha imparato, sa fare e di imparare ancora molto di più in questa lega. And I also think that we have a really good team, and I hope that we can make some good results. So that's my goal and the goal of the club. So we're on the same line. Okay. Pensa di avere un'ottima squadra, un ottimo team che può ottenere buoni risultati. Adesso questions. Yeah. Okay. Potete fare tutte le domande pure, e non c'è problema. Yes, my knee. I saw my doctor, my surgeon, yesterday because I already practiced a few times, which is really very fast for
the operation that I did. It's a small operation, but still you need to be careful. And I already practiced, but with the physio and the doctor, we agreed that I can start early. And he said that everything's fine. I react really good because I came from the court to surgery, so it was I didn't lose muscles or nothing. And I will be back very fast. So. Dopo l'operazione si è vista proprio tecnicamente ieri, ho fatto una visita con il dottore che l'ha operata, questa diciamo small, piccola operazione, che tutto è andato bene, che ha già iniziato ad allenarsi, che non ci sono problemi, anzi il fatto che lei sia rientrata già in campo così in fretta le ha permesso di non perdere massa muscolare, quindi diciamo che in sostanza tutta l'operazione, il problema che ha avuto è già risolto pienamente, tant'è che negli ultimi tre giorni, adesso questo lo aggiungo io poi, ha fatto tre allenamenti pieni, visto che ha la fortuna che suo papà è un allenatore, fa lavoro anche importante, quindi in Belgio, e quindi tutte le cose sono andate per il meglio, tant'è che sarà pronta già dal 5 d'agosto ad iniziare assieme al suo compagno la preparazione. Tant'è che poi anche adesso non si fermerà, come ha detto Carmelo, e anche domani farà un allenamento normale qua in palestra. Why you? Many players are going out from Italy. Why you choose to arrive in Italy? Why you leave from Bologna, where there is a good championship and maybe also a good money? Yes, but I mean I respect the Polish league really a lot, and it was really nice there for me. But I had to change. I really wanted to be in the. I mean, they work really good there, but I think that in Italy they work even harder. So, and I really like to work, so I wanted to try. Rispetto alla Lega Polacca, che è il campionato polacco, dove si lavora bene, però onestamente in Italia si lavora molto più duramente, e quindi è meglio per lei. È stata una scelta assolutamente, visto che te la aggiungo io, sicuramente non economica. Questo possiamo aggiungere. You choose Italy to improve your quality, your talent, your experience also. Yes, exactly. And why Modena? You have some other offers from some other clubs, or Modena is the first choice? I mean, I had some other offers, but I felt the best with Modena because I was best in contact with them, and they offered me the best situation for me personally. So I made my decision actually very fast that I wanted to come here. Le altre offerte, però alla fine Modena, anche per l'approccio che hanno avuto i dirigenti, gli ha sembrato subito la miglior proposta, la migliore situazione per lei, e quindi per lei è stata una decisione molto veloce. L'impegno del direttore generale è stato fondamentale, quello che ha detto. No, per parchetto un po' di chilometri è venuto a fare, per fortuna il mondo. C'era solo la società interessata alla ragazza, chi si è mosso prima. Italiana, società italiana. Sì, società italiana, diciamo che stamattina dovevamo partire per una destinazione con un tecnico, abbiamo cambiato destinazione, abbiamo fatto un salto molto per anticipare un po' di tempo. È stata un'operazione molto veloce. Lei aveva già dato il suo assenso a venire a Modena, e ovvio che dovevano chiudere insomma la trattativa con anche il pezzo di appartenenza e esattamente loro sono. Diciamo che l'intuito di muoversi e fare chilometri per chiudere direttamente con i proprietari è stata la mossa decisiva, visto che sono anch'io presente, quindi sappiamo bene come è andata. Che Enrico che mi ha sopportato nella mente. Sì, Enrico. Abbiamo altre domande. Antoine, io aspetto sempre le domande. C'è tanta gente brava e competente, proprio il più normale. What do you think about the lady Piccinini? I mean, when I was a few years younger, she was like my idol or something. I don't know, I get pictures of her, and now I will play the same.
qualche anno fa, quando ero più giovane, per me era un idolo. Adesso pensare che sia una mia compagna di squadra, ho anche delle foto con lei, così, pensare che sia una compagna di squadra è una cosa molto, molto bella. Molto come parlasse di Vando Zilic, insomma. What do you think about this coach? I was in contact already a little bit with the coach, and he seems like a really good person who wants to work a lot, so that's perfect for me. È stato importante, già in contatto con l'allenatore, ci sono sentiti un pochino e insomma hanno avuto già un buon feeling. Penso che tutto vada per il meglio, sia per fatto. You know something about your winning team or not? Do I know them personally? No, I think you have played with someone. You know some of your teammates? I know Laura. Them. Yeah. Laura, because she plays with me in national team. And she's a good friend of me also. I know her many years. I was in school with her, so her I know very well. Conosce bene Laura. I know only by video. Yeah, I saw them, maybe I said hello, but nothing more. Conosco ovviamente bene Laura perché sono state compagne nazionali per tanti anni, sono anche buonissime amiche e quindi le altre le conosce per video, qualche uno si è giocato contro, sono in squadra. Sì, perché avete giocato anche con you play against Pesaro, two years in the Champions, so maybe... Pedro, tu c'eri, vero? 3 anni fa. Quando c'era con la Ucraina. Purtroppo per te, sì. Ho fatto l'ultima partita, ho fatto l'ultima. Esatto. Last game of Ucraina. In Pesaro. You have the volleyball in Modena, you know that there is a great pressure on the team, from the fans, from the journalists. I heard some things, yes, but I don't try to think about this. I just try to focus on what we have to do, sportive, and not what goes around. And that's the only way I think to. Circa un pochino la pressione che c'è a giocare una piazza come Modena, che però lei si focalizzerà solo sull'aspetto sportivo e non su quello che girerà, che gira intorno alla squadra. Insomma. Una volta che ho tradotto la lettera, ormai tutti gli altri hai fatto un contratto biennale, lei è umano. Perché è legata da un contratto col Bulevo Zurigo, quindi non possiamo firmare dei contratti mentre già sono in essere altri contratti. Col Bulevo Zurigo c'è un contratto che scadrà tra la prossima stagione, da 2 anni, quindi speriamo di poter discutere con loro a fine di quest'anno e di poter firmare un contratto un po' più lungo qui a Modena. Però non potevamo farlo, abbiamo dovuto pagare il classico prestito per avere la giocatrice di Roma. Non è paura di valorizzare più della gente che viene portata lì? Sì, ho paura di valorizzare della gente, ma non ho paura perché nel valorizzare ottengo dei risultati immediati per la mia squadra. È pur vero che in questo momento il campionato italiano corre il rischio di valorizzare i giocatori per poi vederli andare via. Ma è pur vero che dobbiamo lavorare con questi giocatori giovani. Ce lo impone soprattutto in questo momento l'economia italiana. Con lei il rischio, diciamo, ci può essere, mi auguro, anzi che ci sia, però penso che molto dipenda anche da noi. Se riusciamo a offrire un bello spettacolo, se lei manterrà le aspettative che noi abbiamo, sicuramente in futuro ci sarà la possibilità di poter proseguire in questo contratto. Con gli altri atleti sono abbastanza tranquillo, con lei non si poteva fare diversamente. Sono sicuro però che abbiamo fatto la scelta giusta, perché non dice che ha delle ottime qualità, delle ottime potenzialità, e spero che riuscirà a esprimerle quest'anno, ci lavoriamo tutti. Poi se arriveranno gli altri club più potenti e più grossi di noi, dipende dalla ragazza.
siamo quindi in due, ci avete scommesso? Noi ci abbiamo scommesso, è una scommessa abbastanza calcolata. È una giocatrice che ha delle ottime qualità, riesce a giocare tranquillamente sia opposto che opposto 4 senza nessun problema, e quindi i nostri allenatori sono molto contenti di averla, quindi meglio di così non si può. Welcome in Modena. We are capì qualche parola, cosa rispondere in italiano? So.